E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nell'episodio del calendario dell'Avvento. Siamo al giorno 21, quindi è l'ultimo giorno, diciamo, prima della volata finale, della tripletta finale, perché ci mancano 22, 23, 24, più vabbè, giorno di Natale che sarà fuori calendario, non c'è il gioco quel giorno. Ed oggi vi dico una cosa che è un altro indizio, però è complicato se non vi spiego cosa serve, però intanto mettetevelo via. Dovete ricordare 56337. Questo serve per chi ha seguito il calendario dell'Avvento, quello famoso che vi dicevo che era il mio preferito sulla serie Trentina, diciamo, del 19. Attenzione, non c'entra nulla con la serie in Trentin del 22. Lì avevo mostrato, mi ricordo, questa specie di, chiamiamola griglia, quindi questo 56337, tenetelo intanto a mente che magari qualcuno può già aver un po' capito, insomma, come funziona. Funziona anche che spesso mi faccio le screenshot, lo sapete, perché ci tengo, magari me l'avete suggerito in diversi, e a volte guardo ovviamente anche com'è la mappa, perché ve la devo mostrare, perché ha delle belle luci. Le mappe, oramai l'ho già detto ancora, ultimamente quelle Giants, anche se sono originali, sì, non sono capolavori di cura eccelsa come certe mappe che siamo abituati da vari modder, però sono veramente belle, nel senso base, ecco, diciamo che sono mappe base, però non sono, non è una ciofeca, insomma, non è che uno potrebbe dire ah, ma oh, mamma mia che mappa, no, c'è una sua cura. Mancherebbe ancora un po' un qualcosa, però vuoi per velocità, leggerezza, per tanti motivi, non sono mappe densamente insomma ripiene, ecco, facciamo un paragone, come alcune brioche che te le riempiono, come dire, belle sostanziose, altre che trovi dentro quella virgoletta di marmellata così tac, e quindi ecco, l'esempio ci sta. Volevo fare anche l'esempio, se volevate, panettone e pandoro, però lì c'entra più altro, insomma, lì dipende. Ditemi nei commenti cosa preferite, che poi controllo una cosa fra pandoro e panettone, comunque una cosa mia, ma se volete scrivere nel commento della serie tipo fan pandoro, fan panettone, o comunque club pandoro, club panettone, ditemi la vostra. Ma vabbè, quindi sì, dicevo prima che faccio anche le foto, le screenshot, e in tanti mi avete detto potresti fare, Nico, come facevi ai tempi, anche ogni tanto ovviamente, un video delle screenshot che fai. Ne faccio talmente tante che potrei fare anche un video, magari uno al mese, così ci potrebbe anche stare, per, come dire, prendere spunto, così poi sono sicuro che, ma Nico, ma dove hai preso quel mezzo in quella foto al minuto 02:011? Sicuramente è un video che magari dopo uno si è perso. D'altronde capisco, sono anche, non dico tanti, però ce ne sono tanti video, magari uno può anche perderli, ci mancherebbe, adesso non è che uno è obbligato, insomma, a conoscere la memoria. Mi piace invece sempre quando trovo gente, trovo voi, insomma, che vi ricordate cose che poi io faccio, ah sì, ho fatto sta cosa, ok, dico guarda com'è rimasta impressa, e sono contento, insomma, quando trovo più, come dire, più mi sfugge il termine, ragazzi, più aggiornati di me, diciamo, ecco, non è il termine corretto, aggiornati, però quasi, dai. Seconda cosa, me la dico per notizia, avrete scritto la lettera Babbo Natale, un'altra lettera importante che esiste in tutte le vostre cartelle di farming dell'installazione, è quella letterina che si chiama log. Ho creato anche un video mesi fa apposta per spiegare come fare a capire, interpretare, non è la guida definitiva per carità, però per chi magari gli si dice controlla il log e ti dice che cos'è, sicuramente quel video lì è utilissimo. Poi per chi già ne sa, non è che deve vedere quel video lì, però vi ricordo quel video lì, e comunque l'idea di controllare il log, tenetela ben a mente, ben presente, perché qua mi sono successi gravi problemi. Alcune mod andavano in conflitto, ho dovuto capire quali tramite il log,
teoricamente sembrava l'Exhaust Extension, anche se mi sa strano, deve essere stato un po' una combo strana fra più mod. E quindi poi al momento di salvare, salvava in continuo, quindi c'è stato un ciclo, un loop, e non mi ha salvato, quindi sono dovuto uscire. E uscendo brutalmente, come in tutti i sistemi che fanno aggiornamenti, se voi uscite in quel momento lì o salta la luce, tutte quelle robe, insomma, se succedono delle disgrazie mentre aggiornate telefoni, modem, computer, eccetera, 9 volte su 10 oserei dire dopo ci sono gravi problemi dopo, perché il telefono, il computer, il sistema operativo non capisce più dove eravate, e quindi insomma no buono. Infatti per fortuna avevo i salvataggi di backup, altrimenti ero un po', diciamo, nella cosiddetta, ma vabbè, qua mi sono soffermato anche a guardare un attimo, perché poi partiamo con questo mezzo, con questa semovente, i vari dettagli. Quando si parla tanto di modding, di dettagli, ne parlo nei video di Blender, nei video del corso di modding, eccetera, bisogna anche saper un attimo cedere, perché quando uno fa un mezzo del genere, se va a fare anche le filettature, i galletti e qualsiasi altra robina bella, bellissima, perde un sacco di tempo, ci perde ancora più tempo dopo quando deve fare l'UV e avanti in cascata, cioè tutto quello che uno crea all'inizio, partendo dal famoso cubo di Blender per arrivare a un modello del genere, capite ben che ci si mette tanto. Il dettaglio giustamente ci deve essere, però ci sono altre maniere anche per dettagliare senza morirci dietro. E poi anche la mod stessa non deve pesare, non deve essere un qualcosa che poi in gioco vi fa lagare. Quindi ci sono veramente, come dire, tanti accorgimenti si vedono anche guardando le mod degli altri, banalmente anche quelle Giants, e si vede che in alcuni punti ovviamente sono dettagliate tanto, sono comunque dettagliate a un occhio che uno guarda la mod in distanza. Poi ovvio che se uno va lì zoom, e purtroppo, cioè lo faccio anch'io, ma se state abituati un po' a voler vedere proprio col microscopio le cose, mi interessa a me se là dietro un tubo ha un raccordo con 16 vertici piuttosto che 12, capite? Dopo la mod dai, viene a pesare se uno va a fare anche dei dettagli che non si vedono. Quindi vabbè, è un discorso lungo, ne parlo sempre in tutti i video corso, e sapete dove sono, e sono contento insomma per quelli che sono arrivati, che si stanno già muovendo per creare le loro creazioni. Intanto ragazzi, avete capito, si parte, si fa un po' di raccolta, si andrà avanti nei prossimi giorni, ovviamente. Intanto fai bravi e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi. Just happened.